Quanto hai scritto fino ad ora? Neanche una parola. Ho una cosa che potrebbe aiutarti molto. Sai quella storia che usiamo solo il 20% del nostro cervello? Questa ti permette di usarlo tutto. Come attore mi ha colpito questa sceneggiatura. È assolutamente incredibile. Ma il personaggio che interpreto mi aveva già molto colpito leggendo il libro da cui la sceneggiatura è tratta. Prima ero cieco, ora vedevo. È un personaggio presente in quasi tutte le scene del film, ma la pellicola ci mostra la sua continua evoluzione. Come attore questo mi ha permesso di esplorare luoghi ed emozioni completamente diversi. Allora, Eddie Mora, lo sai che sei un mago? Qual è il tuo segreto? Le medicine. In realtà, però, il film parla di potere, di cosa si faccia quando si ha questo potere nelle proprie mani. Ovviamente un potere del genere comporta anche pesanti responsabilità e altrettanto, ovviamente, molti rischi. Quanti di noi sapranno mai che cosa significa essere perfetti? Quanto costa? 12 milioni. La compro. Insomma, noi che cosa faremmo? Correremmo il rischio? La mia risposta è che io lo correrei. My answer to that is I would take the risk. Non ti sei guadagnato le tue capacità, ci farai uccidere. Sai che farai quando tornerai normale? Morirai. Dopo Diane Gober, che è stato, che l'ha fatta conoscere sicuramente negli Stati Uniti con questo film, e lei è certamente una star, come si sente a questo punto della sua carriera? Molto grato. Sono qui in Italia a parlare di questo film e per me è quasi stupefacente. Sono fiero del mio lavoro. Spero di non dimenticare mai sensazioni come queste perché potrebbero non ripetersi. Vale il rischio?